un viaggio animato e guidato nella storia di questa terra, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa. A Civitella del Tronto prende vita il Festival Civitas Fortezza d'Incanto, parte del programma di Abruzzo dal Vivo, nella suggestiva fortezza di Civitella del Tronto. Abbiamo trasformato la fortezza in un ritorno al Medioevo in qualche modo. Ci saranno ricostruiti degli allestimenti, delle ambientazioni medievali con dei lavori medievali. Ci saranno circa 80 figuranti, oltre 20 compagnie teatrali che si alterneranno all'interno di 4 palchi medievali. Sarà una cosa straordinaria e soprattutto una primissima, un'idea nuova e una scommessa che speriamo di vincere. Dobbiamo ringraziare Abruzzo dal Vivo per aver aiutato a finanziare chiaramente questo evento, ma in generale Abruzzo dal Vivo è stata una scelta veramente felice per l'area del cratere, in particolare il sindaco D'Alonso, che ha creduto per primo e ha spinto fortemente per questa unione, per questa rete di comuni che in questo momento veramente difficile ha fatto veramente la differenza. Quindi io voglio personalmente ringraziare lui, ma in generale tutti i sindaci che stanno credendo tanto in questo progetto, lo stanno portando avanti con tantissime persone che dietro stanno al lavoro. Un progetto che è una festa, ma soprattutto un grande festival del teatro ambiente, del teatro dedicato alla storicità, quindi storica, medievale nel caso specifico, perché tutto qui a Civitella del Tronto ricorda tempi passati. E per evocare e rievocare questi momenti abbiamo selezionato diverse compagnie che da diversi anni si dedicano a questa pratica teatrale. Una festa non è proprio una rievocazione storica, c'è l'attenzione alla filologia, certo, ma c'è anche molta attenzione alla spettacolarità delle esibizioni delle diverse compagnie.